Ehi la ciurma, io sono Mazzotes e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Origins. Volevo spiegarvi che ho capito perché siamo arrivati a questa cifra immensa, eccetera, eccetera. Perché non ho considerato che per le missioni della comunità si guadagnano dei soldi. Quindi, se la community vince quei tot duelli, eccetera, eccetera, supera quegli obiettivi, allora guadagnano soldi tutti. Quindi, probabilmente ho guadagnato dei soldi in quel modo là. In effetti adesso connettendomi ho aperto e mi ha detto: ah, avete sconfitto 15 avversari, quindi 60 monete. E ho detto: ah, GG. Vabbè, niente. Resta storia. Magic Origins. Nissa Raven. Allora, dove erano rimasti? Erano rimasti qua al secondo punto. Mentre ti avvicini alle montagne di Akum, riesci a sentire la terra smuoversi a causa della magia primordiale del piano. Si tratta del Torbido, la manifestazione del mana selvaggio di Zendikar. Prima che tu possa reagire, ne vieni travolta. Ah, il mana... c'è anche il mana selvaggio? LOL. Vediamo. Vediamo. E noi tutto questo dove siamo? Siamo questa persona qua? Forse. LOL. Il Torbido. Allora, vediamo. Abbiamo solo mana. Già meglio. Prescelto di Nissa. Pellegrinaggio di Nissa non me lo ricordo. Ok, questo non è male, ma più in late game. No, mi piace questa mano. Allora, vado con una foresta e poi passo perché non c'è un Kaiser da giocare. Quindi tocca al nostro carissimo Torbido, che gioca un'isola e Zendikon del Vento. La terra incantata è una creatura elementale 2-2 con volare. Vabbè, con volare. Quindi quella diventa un'isola volante. Allora, questo a raggiungere, quindi può essere molto comodo per bloccare l'altro. Però non posso ancora giocarlo, quindi giochiamo questo. Boh. Un 2-3. Con cui potrei spiazzare quello se è in difensiva, nel senso che se si difende io posso... Ma ora in attacco no, non posso fare assolutamente nulla. Poi a mio parere comunque se attaccassi con questo lui non difenderebbe per evitare di perdere la sua unica creatura, quindi... Allora, no, pellegrinaggio di Nissa me lo tengo poi per dopo. Adesso gioco quella che è a raggiungere almeno, quindi se per caso non dovesse bloccarmi questo posso bloccarla. Non lo uccido assolutamente quell'isola, però... almeno evito i danni. E sì, perfetto, ho preso due danni, quindi siamo pari di nuovo, ma io ho un piccolo vantaggio dato dalla creatura in più, che tra l'altro è abbastanza tancona. Niente, passa il turno naturalmente e gioca un Gomazoa difensore. Tappando, metti la Gomazoa e tutte le creature che sta bloccando in cima ai grimori dei rispettivi proprietari, poi quei giocatori rimescolano i loro grimori. Ah. Allora, istinti selvaggi. Una creatura bersaglio che controlli prende +2/+2 fino alla fine del turno e lotta con una che non controllo. Allora, io andrei più che altro a seccare questa a difensore. Però non mi piace più che altro la questione dell'abilità che ha. Quindi io andrei più che altro a seccare quella. E darei il +2/+2 a cosa? A questo. E poi potrei anche attaccare, andrei ad attaccare con questo. Non può difendere e prende un buon numero di danni.
E allo stesso modo, quando toccherà a lui, non potrà attaccare con questa, cioè può anche attaccare con quest'isola, ma gliela blocchiamo senza alcun problema, quindi non credo che attaccherà, infatti. Gioca invece un elementale con volare e uno tsunami vivente. All'inizio del tuo mantenimento sacrifico lo tsunami vivente a meno che non faccia tornare una terra che controlli in mano al suo proprietario. Cioè? Ah, questa non è male. Evocatrice di cuore selvaggio, perché con 8 di mana una creatura prende più 5 e a travolgere. E questo quindi mi piace un sacco. Ma 8 di mana è un discreto numero di carte. Credo che non ci arriveremo anche sto giro. Allora, io ora salto l'attacco perché lo tsunami è molto tosto e preferisco non sacrificare una creatura a caso. Quanto piuttosto non attacca. È un altro Zendikon del vento, quindi incanta un'altra isola ora. Ha un sacco di creature con volare, io ne ho una sola con raggiungere. Un'altra creatura con volare, potenziamento 4 e un'isola. Ma non può. Se è stato potenziato, tappa fino a 3 permanenti bersaglio. Ma non è stato potenziato, quindi è semplicemente volare, boh. Che comunque non mi piace perché. E io ho tanto mana, ma non so cosa farmene. Ora come ora. No, io salto l'attacco perché. Sono in una situazione di netto svantaggio. Soprattutto dato il numero di creature che lui ha. Allora, adesso ho tanto mana, è 3, 3, 6, 7. Potrei effettivamente arrivare ad avere. Allora, posso bloccare solo con questo. Cosa mi conviene bloccare? Mi conviene bloccare questi. Perché tanto quello non lo uccido lo stesso. Quindi vado a bloccare questo. E boh, e vado a prendere 3 pizze in faccia. Scendendo a 15 con un misero vantaggio di un punto. Qua non ci muore nessuno e boom. Aia, cos'è questo? Ah no, gioca un altro. Tanto ce l'avevamo forse l'anno scorso, forse Fantasma Etereo. O l'abbiamo comunque già incontrato. Potenziamento 3, ma non credo che possa permetterselo. Non può essere bloccato. Ok. Beh, ok. Mica tanto. Nel senso che ha un sacco di creature toste, dovremmo cercare di potenziare le nostre, ma quasi quasi uso il pellegrinaggio di Nissa in modo da poter potenziare questa. Però fino alla fine del turno. Fino alla fine del turno. Non so se giocare un altro prescelto di Nissa, ma non ha molta utilità. Vado con questa, sì. Tanto alla fin fine. Allora. Ma qua è inutile scegliere, vabbè, scelgo la foresta e scelgo la foresta, boh, conferma. Avrei potuto tenerla per più avanti, ma. Allora, ora gioco il prescelto, il prossimo giro così dovrei avere 9 di mana e quindi non avere troppi problemi da questo punto di vista. Come attacco lui mi dice di attaccare con questo, ma se lui si difende con lo tsunami non mi conviene. Perché io sacrifico quella creatura che invece appunto. Ho voluto tenere per la sua abilità. Non mostrare più. Sono indeciso però se dare l'abilità a se stesso o all'altro. No, forse mi conviene all'altro perché ha un sacco di difesa. Quindi se volesse per caso bloccarmelo. Mi piace questo. Ah, cos'è questo? Cribbio, ho sprecato il mana per niente. Avrei dovuto non giocarlo, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè.
Niente, sto giro non è un granché perché vado a perdere altri 5 punti, 3 più che altro, però è un casino. Ma effettivamente non so se mi conviene utilizzare questo da potenziare il prossimo giro, perché poi non avrei niente con cui difendermi. Quindi forse conviene più che altro potenziare un prescelto di Nissa. Allora, uso la sua abilità e potenzio un prescelto di Nissa che diventerebbe un 7-8. Contravolgere, e anche se questo lo dovessi perdere non è una questione troppo grave. Allora io attacco con questo. Lui potrebbe sacrificare due o tre creature per... sacrifica quello, è buono. Però io travolgere, ricordo, eh. Infatti gli ho inflitto danno. Ok. Attacca con quello che non posso fermare, ma solo con quello. Singolare. E gioca un altro Gomazoa. Che non mi piace perché potrebbe farmi rientrare nel Grimorio quella uppata. Ah, mi viene solo mana ora. Allora, do questo e attacco di nuovo di questo. Credo che bloccherà quel Gomazoa. È la questione della sua abilità. Infatti. Ora la tappa. No. No, non ho capito la sua abilità allora a sto punto. Credo di essermi perso qualcosa. Se voi che state guardando, se avete capito effettivamente come funziona l'abilità del Gomazoa, spiegatemi perché non ho capito granché. Sì, qua ricevo un danno gratis. Però non capisco perché sta attaccando solo con lui e non con gli altri con volare. Non è un'ottima scelta, a mio dire, per il fatto che potrei fermargliene solo uno. Avrei potuto vincere, credo, Ah, lui mi diceva di usare quella, e io invece ho giocato il rinoceronte. Effettivamente può essere stato un grande sbaglio. Amici, attacca con tutto, non posso attaccare con tutto, se no me li blocca. Io vado con questo e con questo. Non posso permettermi di sacrificare quella. Questi due li uso. Perché anche perderli non è una grave perdita. Allora, lui mi uccide quella e mi uccide quella, ma là ne perde due. Sì. Ok. E ora attacca con tutto? Ma perché ora? Perché ora? Devo per forza sacrificare questo. E quanti danni ricevo? 3, 2, 5. Posso evitare di sacrificarle, ma questi non posso bloccarli. No, infatti, è imbloccabile. No, mi conviene sacrificarlo sto giro. Ho sbagliato tantissimo. Ma non so perché lui non mi ha ucciso prima. Avrei potuto già uccidermi almeno un paio di volte, un paio di giri prima. No, devo usare per forza la sua abilità. Sul rinoceronte alla carica, che non può essere bloccato da più di una creatura. Ma non me ne frega particolarmente il pellegrinaggio di Nissa. Vabbè, prendiamo il pellegrinaggio di Nissa visto che avanza del mana a sto giro. Questa è questa, conferma. Ah no, ne ho tre, quindi posso prenderne tre. Ottimo. E gioco un altro mana. E a sto giro attacco con questo. Che a 9-9 contravolgere. E dovrebbe porre fine a tutto perché lui non ha più niente con cui difendersi. Ottimo, anche sto giro è andato. Più che altro per errori suoi, è perché ho giocato malissimo, lo ammetto. Voi che state guardando di sicuro avrete visto un sacco di errori, anche di più di quelli che ho notato io. Ah, crescita unità, achievement, ok. Successivo, altri soldi.
Vince due partite in cui lancia una magia verde o bianca, carica terrestre, messe su due terre sul campo di battaglia in un singolo turno. Mentre il torbido si placa, il suolo dinanzi a te si fonde, dando forma a una bestia di terra. L'elementare si avvicina abbassando il capo e ti rendi conto che è un alleato. Stringi un legame con esso e senti che ti guiderà per il resto del tuo cammino verso la curva. Non è... ma non si somiglia più alla Nissa di prima. Mi sembra diversa, eh. Sì, mi sembra visibilmente diversa. Vabbè, comunque, ci vediamo allora nel prossimo episodio, noi di Magic Duels Origins, lunedì prossimo. Ciao a tutti e buona giornata!